Per favore, fatelo con stile questa camminata. È lunga. Back. Break a heart like an eggshell. Cardiac arrest, a heart attack. Throw a tantrum, baby, tell me up. Finalmente! Ciao! Mi chiamo Maddalena. Piacere. Ciao Maddalena, piacere. In arte Mad. Come ti senti? Io mi sento un milkshake, sì. Fai musica. Ho portato un mio inedito. Come si chiama? Cianfrusaglie. Cosa? Cianfrusaglie. Spiegaglielo perché. Tipo degli oggetti. Ciapapolvere. Come si chiama il brano di Mad? Ciapapolvere. No, come? Cia? Ciamposante. Cianfrusaglie. Cianfrusaglie. Ciamposante. Ciamposante. Dai, mica ce la puoi fare. Sì, dai, ti prego. Ti prego. Cianfrusaglie. Ti prego. Cianfrusaglie. Adoro. Cianfrusaglie. Cianfrusaglie. Quasi, bravo, bravo. Quali farfalle, se vabbè, l'istinto non dice balle. Cianfrusaglie, ma non te, sale l'anima lei in me. Quali farfalle, se vabbè, l'istinto non dice balle. Cianfrusaglie, ma non te, sale l'anima lei in me. Ce la balliamo fino a che già le cosce divide. Olè. Guarda, io hai una gran personalità, però era un po' musica da supermercato per me. Sei un po' strana. C'è la simpatia, c'è la musica, c'è l'arte, come diceva Manuel. Ma tutto a posto, mica? No. Vabbè, fai finta che mica non esiste, fuori come un balcone. A malincuore ti devo dire no. Grazie. No, anche per me. Prima ridevi, poi piangevi, ma non stai bene. Ce la fai? Questo vestito un po' proibisce il movimento. Sì, più che altro è la bretella sotto che tira la camicia. Quella è una cosa che sappiamo solo io e te, giusto? Mi sa di no. Però... Facciamo entrare il prossimo concorrente di X-Factor 2021. Salve a tutti, ciao. 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 Come ti chiami? Zizi. E faccio il piano bar nei nightclub club privé. Ah. E quelli di scambisti. Privé di scambisti? Sì. Adoro. Cinci, cinci, ricopri il colpo di baci. Cinci, cinci, cinci. Oh! E che te amici, brinda la fortuna, festeggia con noi. Ci beccavamo col booster sul raccordo. Fumavamo camomilla tellito. Pomeriggio sempre in disco. Capodanno c'era faccio sotto il vischio. La trap no non c'era. T'appartengo era tipo un'ispera. T'appartengo io ci tengo. Se prometto poi mantengo. Ma appartieni se ci tieni tu prometti poi mantieni. Prometto prometto. Prometto prometto. Prometto prometto che non son latino. Che bueno, che rico, che lindo. Che bueno, che rico, che lindo. Che bueno, che rico, che lindo. Non son latino. Che regalo, mamma mia. Sono curioso, cioè tu quando canti per il club di scambisti non fai questo repertorio? No, zero proprio. Sono contento che tu non suoni queste cose nel club perché trovo veramente molto difficile avere un'erezione con questo tipo di musica. Zizi, mi hai regalato un sogno oggi, veramente. Però devo essere sincera, per me no. Ti devo dire a malincuore no. Grazie. Grazie mille, Zizi. A presto. Alla regà. Federico Fettuccine, 24 anni da Milano. Ma vieni da Milano, ma parli romanesco? Assimilo velocemente gli accenti. Porca vacca. Adesso sei marchigiano. Sono stato concepito nelle Marche, tra l'altro. Non è tutto, certo, non è tutto fatto a caso. Ecco perché. Federico Fettuccine? Sì, Fettuccine. È il mio nome d'arte. Come mai? Perché diciamo che è un po' come riprendersi qualcosa che gli americani ci hanno rubato, secondo me. Cosa, le fettuccine? Però io pensavo che venivano dalla Cina, comunque. Ah, è vero, ci sono delle caramelle giapponesi che si chiamano fettuccine. Qua? Te lo giuro, buonissime. Sì, sono buone? Sì, sono buone. Bene, ma perché ti chiami fettuccine? Diciamo che è anche un'altra cosa che gli americani comunque hanno portato, le fettuccine, che vuol dire tipo fare il denaro, no? Fare il grano. Questo non lo sapevi tu? No, io non lo sapevo. Molto grave.
Allora anche te vorresti fare soldi con le fettuccine? Sì, esatto. Io sto volando per i tuoi pantaloni, sono bellissimi. Vabbè, grazie. E gli occhiali? Due paia in caso, non so. Eh sì, è vero. Sì, perché la canzone che porto si chiama Sunny, quindi c'è bisogno veramente di due paia di occhiali per proteggersi dal sole in questo caso. Sunny, un pezzo tuo? Sì. Io sono curioso, curioso di sentirti cantare. Dai, va bene, io ci sono, voi? Il palco è il tuo. Ok. E noi ci siamo. Ok. Grande però, eh? Sì, veramente. C'ha stile. Yeah. Funny, 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 così funny, questa vita così divertente, sì, sì. Mm-hmm. Ok, 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 sì, sì, sì. Funny, oggi mi sento funny, anche se fuori è cloudy, io me la vivo sunny, da Sunday a Monday, tu, oggi solo a funny, io me la vivo sunny. Tu, dimmi i tuoi programmi. Io, carottine con Bugs Bunny. Kush, arancione come una carota. Non sono quella bambola, io sono Lola. Fervescente, gasata come Coca-Cola. Non sono quella stupidina che ti annoia. Non ho mai messo hashtag, ma è una gioia. E ora sono qui, prendo la verde in gioia. Cambio l'oretto, ci vediamo tra mezz'ora. Lo sai che sono chic, bebe, sito Casanova. Fanny, oggi mi sento funny. Funny, funny. Anche se fuori è cloudy. Entra da tutte le parti, non io puoi fare niente. Sunny, da Sunday a Monday. Tu, oggi solo a funny. Io, me la vivo sunny. Tu, dimmi i tuoi programmi. Io, carottina con Bugs Bunny. Dai. È un genio. Io ho visto al primo momento. Hai cantato malissimo, eh. Però mi sei piantata qua a me. Sunny. E ognuno si diverte come può, non è che non mi piace. Io. Mi hai fatto comunque essere Sunny. L'ho scritto io, è tutto mio. Ma io su questo non, su questo lo non spero, abbiamo dubbi. Io lo spero. Lo dico senza scherzi, è super orecchiabile quello che hai scritto. E l'ho cantata male, penso che cantavo bene. Esatto. Guarda, io metto il punto verso il Sunny quando... Adesso. Per te, Sunny o Claudi? È che se devo valutare la musica era completamente... tutto sconnesso. No, la base è una merda. Però... Ah, davvero? Pure? Sì, ma erano quattro barre ripetute. No. Come no? C'era tutto un mondo. Carotina, Bugs Bunny, Sunny, Claudi... Oggi è Claudi in realtà Claudi. Non è che può essere tutto mega serio il rap, è anche un po' di roba simpatica ogni tanto. No, fa non bene. È rap, non dire che è rap. Scusa, non scusa, ti stai aiutando, non ti... Smettila, io sto cercando di aiutarti. Hai ragione. Gamba tesa da dietro. No, allora, guarda, proprio perché non mi devo prendere troppo sul serio, ti dico sì. Ok. Grazie. Perché mi ha fatto sorridere, per me oggi mica è Sunny, va bene? Sì, cazzo. Senti, io tutta questa coercizione per essere leggeri e felici proprio la trovo senza senso. Ho cercato qualcosa in te. Però? E però non ho trovato niente, quindi per me no. Ok. No, non abbandonarlo. Non dire niente, tu. Per me è Sunny, sì. Yeah! Quindi siamo tre, mica? No, manca una Sfefer. Calma, frate. Ma aveva detto già prima che era Sunny, no? Ma certo, sì. Ha ragione lui. Ok, sono tre allora, vai. Mi dispiace, Manuel, non è che siamo lo stesso genere, direi io. Beh, ma... No, no, vai. Questo è... Smettila, questo... vai via, via. Questo è poco, ma è sicuro. Vai, via. Spero che tutti abbiate una giornata Sunny, anche Manuel, eh. Contaci, amore. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Vai nel Ciao. Sole. Sono fuori di testa, ma diverso da loro. E sono fuori di testa, ma diverso da loro. Hey! Another one bus to just. Another one bus to just. Oh, parla, la gente purtroppo parla. Non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, perché mi manca l'aria. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Ma
ma io non ho mai sentito una schifezza più grande di questa fatta così bene. Cioè, tu sei un caso clinico, sei incredibile. Grazie. Non so come chiamarti. È un compl'insulto questo. Grazie mille. Non posso non darti un no. Anche per me no. Grazie mille. Compl'insulto però è la cosa più bella che ho detto. Compl'insulto non dobbiamo dimenticarci. Mai. That's all. Come ti chiami? Samuele, in arte pausa. Stasera porterò una cover che si chiama Rose e Viola di Gaemon. Ok. E la canterò con solo quello che io so fare meglio, cioè me. Rose e Viola, stese sulle lenzuola, come tutte le notti in cui te ne stai da sola, una vingola, tu vedi il trucco che cola, come tutte le notti in cui proprio lui ti trova. Lo sguardo segue fiero questo specchio in... Ah, fanculo. No! Mi ho sbagliato, cazzo. Io pensavo che facevo parte del pezzo. Cosa ti ha fatto Gaemon de male? Cioè, un simpatico no. Per me è no. Per me è un no. No. Adios. Attenzione. E tu, Alipa? No, Blues Brothers. Buonasera. Io sono Marika, in arte apnea. E... Ah, e perché apnea, se posso chiedertelo? Apnea perché quando scrivo ho sempre una certa foga, quindi... A me piace dire che mi dimentico di respirare. Potresti morire, quindi, mentre canti. Esatto. Senti, ma perché sti occhiali da sole? Innanzitutto perché mi fanno sentire più figa, quindi... Ah. Genio, io già per me lei è un genio. Io non ho il confronto perché non ho il senso, quindi... Se mi dici di sì, mi svelo. Ah, proprio così? Secondo me lei è venuta in incognito. Brava. Mamma e papà lo sanno i tuoi genitori? Assolutamente no. Ma sì, guarda, secondo me non ti riconoscono con gli occhiali. Ma me lo auguro. No, io l'amo. Bene, tu cosa ci canti stasera? Canto un mio pezzo che si chiama Flow e vi faccio ballare un po', spero. Va bene, dai, in bocca al lupo, sentiamo. Crepi, grazie. Carta bianca perché sono stanca del meglio che arranca, di ciò che mi manca, del mio conto in banca, di chi sbatte porte e non me le spalanca. Stappami una fanta come Brigantoni, sti trapponi, gine panettoni. Faccio allusioni, tu non le capisci, tu non voli strisci, quindi già in partenza fallisci. Cripto tutto, frate, quando rappo, tu mi ascolti zitto tipo un adepto. Io con questo zippo incendio tutto il resto, ridi happy hippo, questa è solo l'inception. Ah, ma chi ce l'ha conferita fra sta fraternità? Sto col doppio dell'hype e ci sei arrivato a metà. Cazzo, parlo come una trapper, le mie rime, doni e Harry Potter. Ti dono la vita, io sono la morte, spam. Ti archivio ed elimino come se fossi uno spam. Sto spiandoti e rido dalla mia prigione a Azkaban. Sì che sono volgare, ma chiamami pure madame. Se ti ascolti i miei pezzi, fra ti si danneggia la ra. Dici che il tuo è rap, a me sembra solo il pam pam. Ho un talento esplosivo, attento se salgo sul tram. Spingo queste casse su una base house. Se mai ti portasse puoi farci un workout. Sto invertendo l'asse e tu vivi wow. Note alte e basse di bingo nel flow. Apnea. Grazie. Marika. Siete divertiti, spero. Dai. Sì, lo sai, sì. Ho trovato molta personalità. Figa questa cosa. Sei veramente un genio, sotto certi punti di vista. Grazie mille. Io mi sono divertita molto. Perché stai ridendo? Perché mi sono divertito anch'io. Ah, allora. Benissimo, allora. Perché te lo meriti, sì. Grazie. Io voglio il pezzo sul mio telefono entro stasera. Per me sì. Grazie mille. Cosa hai detto? Fatti i fatti tuoi. Ha detto sì. Ma hai detto sì? Sì. Ha detto sì. Ma... Boh. La cosa incredibile era... C'era tanto di bravo dentro una cosa terribile.
io ti dico no. Ok, grazie lo stesso. Io volevo dirle una cosa, però. Sei riuscita a essere sporchissima senza dire una parolaccia. Grazie. Io voglio che tu ti rovini la vita facendo quello che stai facendo. Per cui per me sì. Grazie mille. Adesso te devi togliere gli occhiali, però. Pronti? Attenzione, però Emma dice di no. La tua vita cambierà da questo istante. Allora, facciamo così, un compromesso. Ciao, grazie Ciao. Mille. Ciao. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Matteo Milazzo, ho 18 anni e vengo da Catania. Cosa fai a Catania? Ma niente, mi godo la vita a Catania, vado al mare. Vado al mare. Ecco la Sicilia, ecco la Sicilia. La Sicilia è bella, la Sicilia è bella. E senti, che genere fai? Neomelodico. Ah. Oh. Sì, il mio eroe. Tu sei il mio eroe. E infatti c'è una sorpresa per te. Davvero? Oggi canterò una mia canzone dal titolo Bambola. E come ho detto per Emma, la voglio dedicare a lei. Bambola? Sì, bambola. Io ti denuncio. Vai. Però va bene, grazie, sto scherzando. Grazie, caro. Comunque sembra proprio simpatico questo tipo. Dai, in bocca al lupo. Grazie. Bambola. Street, sciarpe con il tacco e poi maglia scollata, rossa come piace a lui, vesti alla moda, non c'è manco niente in armadio. Ma canta il napoletano, ma catanese. Rossetti e smalto, solo come tu ce l'hai, nel tuo quartiere tutti sanno i fatti tuoi, sana guaglione, camme me va a sbattere il cuore. Sei maliziosa, tutti quanti danno a guardare quei vestitini, pare una spugliata steccia, ma non dai conferenze, tu sola chi le pensi, aspetti solo quel momento. Te la traduci dopo. Bambola, sta dicendo sei bellissima. Bambola, col fisico perfetto da parte mamma, sogni le copertine, tu non fatta, posso. Questa è famosa, è famosissima. Hai 10 in amore, bambola, sul tuo banco di scuola scriva verità, e pure l'iniziale o non me di nulla, che a te ti fa impazzire ma tu sai, cannamurata delle già. Grazie. Bravo. Grazie, grazie. Matteo. Beh, per me che un catanese che canta napoletano, cioè, pazzesco. Grazie, grazie. E a Catania come la prendono sta cosa? A Catania sono amanti della musica neomelodica proprio. Vedi la gente intelligente. Le top line dei ritornelli delle canzoni neomelodiche ti rimangono qua come il tuo bambola. Grazie. Cioè è inutile, non si esce da quel vortice, capito? Ciao Matteo. Ciao. Allora. Guarda, è una cultura che conosco poco. Non saprei cosa fare con te. Non lo so. Sai, io invece non sono tanto confuso, perché la verità è che tantissimi rapper che mi circondano amano il neomelodico. E infatti i rapper napoletani sono quelli che comunque riescono a trovare delle melodie fantastiche. Esatto. È un genere che mi ha sempre attratto perché si vede il piacere della tecnica. Sì, bisogna valutare il fatto che tu canti benissimo. Grazie. Sei intonatissimo. Anch'io come mica non saprei cosa fare con te, però. Secondo me passa, secondo sì, te? Sì, mi trasmette molto. Questa è la cosa importante. Sì, sì. Votiamo. Per me sì, grazie. Per me no. Che cattivo. Per me è assolutamente sì. Voglio grazie. Risentirti cantare grazie, bambola grazie. E quante bambole tu hai a disposizione. Grazie. Guarda Matteo, io non voglio risentirti cantare bambola, però devo essere oggettivo e in questo caso tu sei molto bravo e quindi io ti do sì. Grazie. Grazie a te. Ciao, in bocca al lupo. Ah, senti, hai avuto veramente le palle a venire da Catania X Factor con la maglia del Palermo. Complimenti.
Adesso che tornerai a casa ti faranno un mazzo tanto, vedrai. Grazie. Ciao. Ciao. Здравствуйте. Cosa? Vi ho adesso augurato salute. In russo. Ah. Ma tu sei una fine linguista o sei russa? Sono russa. Ok. Sono partita come la cantante lirica. Poi sono venuta a studiare il canto moderno in Italia. E dove si studia il canto moderno quando arrivi in Italia? In Accademia di Canto Moderno. Ignorante. Stupido. Che domande banali fai, idiota. Capra. Capra. Senti, a cosa ci canti? Janis Joplin, Cry Baby. Ah, ok. Va bene, allora in bocca al lupo, sentiamo Janis Joplin. Grazie mille. Finalmente qualcuno che fa esattamente quello che la canzone ti chiede di fare. Lei dice Cry Baby ha fatto piangere tutti i bambini dell'Italia. È venuto da ridere, stava dagli. Per me no. Anche per me no. Anche per me no. Grazie mille. Oh, sei una cattiveria. Secondo me è soltanto... Solo gli inglesi riescono ad essere così cattivi. Ma mica si è quello sì, che mi spaventa. Si mica, anche se io comunque ascoltavo Grace Kelly nel 2003. Mica, tocca a te. Mica, sì. Chiamalo. Abracadabra. Hai visto? Vabbè. No, comunque. Oh, finalmente una persona seria. Buonasera a tutti. Io ti ringrazio. Già, sì. Per me è già sì. Farci sognare, tu devi farci sognare. Va bene. No senso che ha. Mi sveglio al mattino presto, mi alzo dal letto, mi guardo allo specchio, mi guardo per bene, dico minchia che eccesso. No. No. Alza la gamba destra, poi la sinistra, abbandona la testa, dai un colpo di botto, poi non schiocco, dai che sciocco. Minchia spavaldo questa alta. Questo balletto che non ha senso, senso, senso. Questo balletto che non ha senso, 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 senso. Reggaeton. Grazie mille. Tu ti prendi sul serio? Serio, serio, serio. No, perché... Bravissimo. Se no eravamo preoccupati. Anche se la canzone non ha senso, ha senso che tu esista, secondo me. Grazie. C'è un complimento, grazie. È un compli-insulto. Donna, venite, siete i prossimi. Dai. Possiamo votare in coro? Insieme. A tempo. Vai. Uno, due, tre, quattro, no! Grazie. Ciao, in bocca al lupo. No, comunque c'era qualcosa. C'era di una bruttezza di un altro livello questo pezzo. Era proprio di. Era brutto dei livelli estremi, cioè. Vabbè, ci ho provato, dai. Oh. Voi non, vi, fate vi fate condizionare dal vostro gusto, non sapete riconoscere il talento, secondo me. Ciao. Ciao. Ti sei. Mi chiamo Edoardo, vengo da Livorno e niente, porto un pezzo mio che si chiama Dudu. Dudu come il cane del no, nostro... No. Ah. Quello è Dudu. Giusto, è una questione d'accenti, è una questione d'accenti. Hai ragione, l'accento con conta. Tutto il rispetto del cane. No. Facci volare, dai. Boh, speriamo. In bocca al volare lupo. In basso. Mi sembra un tipo molto particolare.
È tutto nero il mio gatto Gustavo, è tutto bianco il divano nel salotto, sale Gustavo e il divano è meno bianco, scende Gustavo e il divano ora è nero. Dudu 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 Dudu, farsi prender per il Dudu, farsi prender. È tutto bianco il mio gatto Gustavo, è tutto nero il divano nel salotto, sale Gustavo e Gustavo è meno bianco, scende Gustavo per me è un e Gustavo ora è nero. Farsi prender per il Dudu, farsi prender per il Dudu, farsi prender. Farsi prender. Guarda che funziona. Allora Edoardo, sei un tamponamento secondo me. Ci sono gli Annacci, Cosmo, Gazzè e Elio che venivano da quattro direzioni diverse all'incrocio e si sono sfracellati in mezzo all'incrocio. Paradossalmente la cosa che mi è piaciuta di più di tutto questo pezzo è la tua voce. Oh, grazie, perché è tipo la prima volta me lo dicono. Sì. Cazzo, canti bene. Non è credibile, forse. No, no, è che fa ridere proprio questa cosa qua, cioè questo contrasto. Cioè, comunque, sono curioso di sentire quello che dice Mika, poi ti dico il mio. E secondo me c'è soltanto una parola da dire, Dudu, che dirò dopo. Ci potrebbe essere una carriera, un futuro dietro quel Dudu. Il cabarettista. Quindi contiamo. 1, 2, 3, 4, no! Sì! Come no? No, assolutamente no. Ma sei stronzo allora. Ma allora ci hai preso per il Dudu. Sì, esatto. Tipo la motivazione, no? Ma guarda, secondo me va bene no, così. Fidati, ma secondo me Edo va bene così. Vai, fidati che è meglio. Ciao, grazie. Ciao.